ringraziando per questo invito che mi consente anche di proseguire una conversazione ormai di una quarantina d'anni che si sviluppa con alcune pause, ma anche con alcune, almeno per me, felicissime riprese. Dopo quanto abbiamo ascoltato da coloro che mi hanno preceduto e in particolare dopo questa rappresentazione così puntuale ed efficace di una zona centrale del libro, penso che da parte è presente vi sia il desiderio di porre all'autrice domande e forse anche di esprimere dei pareri. Quindi vorrei evitare di ritardare troppo il desiderato momento di aprire le danze degli interventi, quindi mi limiterò soltanto ad alcune osservazioni. Negli interventi di esordio mi hanno colpito due immagini, una per così dire ascensionale, quella che in un certo senso potremmo dire a partire dall'inconsistenza ma anche della densità di questo testo lo paragona a una sorta di K2 psicanalitico verso il quale si debba procedere anche con qualche rischio di dispnea. L'altra, quella della metropolitana di Londra, che per così dire evoca la dimensione del palinsesto, qualcosa su cui per così dire una serie di tessere, una sinopia anche se si vuole, una serie di persone dovranno andare al loro posto, perché in realtà questo testo che si sviluppa linearmente in una forma così estesa, su questo dopo mi permetterò di aggiungere qualche cosa almeno per me rilevante, in realtà è un testo che quasi prostianamente ambisce a risolversi in una sinossi. In realtà alla fine è un testo che vorrebbe essere letto con uno sguardo che lo abbraccia completamente, perché si possa vedere come in realtà l'andamento apparentemente erratico, carsico a volte, dei temi che lo compongono, in realtà corrisponde alla traccia su cui si costruisce un mosaico che alla fine mette tutto in un certo senso al suo posto. Ben inteso, mette tutto al suo posto, come in genere avviene opportunamente nei mosaici, ricordiamo pagine beniaminiane sull'argomento, senza tutto comprimere su un unico piano, ma lasciando alla singola tessera un margine di autonomia nell'inclinazione e nello scarto che lo separa dalle altre. Perché in realtà forse l'elemento che dal mio punto di vista, che non è quello di uno psicanalista ma di una sorta di stranco filosofo che ritiene la psicanalisi un passaggio inevitabile del pensiero oggi, la cosa che in un certo senso emerge in questo Freud è la psicanalisi come ciò che svuota il posto in cui si vorrebbe trovare ciò che spiega e ciò che riduce, ciò che andrebbe capito, a qualcosa di già capito e quindi di passato. Aspetta che ti registro. Può sembrare difficile, ma in realtà è sceneggiato benissimo nella conclusione, nel capitoletto conclusivo, dove si parla non a caso di un conto in sospeso. Il conto in sospeso è quello che Jones, in qualche modo, come si sa, come possiamo dire, un gallese ci fa al nord quasi sempre la parte del napoletano, e non a caso la penna della Pierri evoca tutto, si scopre aver lasciato letteralmente in sospeso un conto per il povero Forsyth al momento della partenza da una stazione, dopo un triplo pranzo alla stazione, che avrebbe dovuto essere pagato da Jones e che in realtà dovrebbe essere pagato da Forsyth. In realtà questo conto di sospetto è anche, per così dire, lo scarto che c'è tra quello che potremmo definire la soluzione dell'enigma e l'effettiva natura dell'enigma.
Il titolo, Un enigma per il dottor Freud, ha chiaramente un'intenzione mimetica nei confronti di un atipico titolo da giallo. Ma nello stesso tempo, in termini enigma, meglio se lo penso tedescamente come Rezzo, definitivo, mi rinvia essenzialmente al connotato di giallo del termine. E noi sappiamo che sostanzialmente l'enigma, diciamamente, non è qualcosa che debba essere sciolto, ma è qualcosa attraverso cui bisogna passare, qualcosa che, come possiamo dire, costituisce il luogo di un esercizio. E un enigma come caratteristica quella di non poter essere affrontato a partire dalla presunzione di un suo significato già accertato o anche accertato, perché la sua forza, in un certo senso la sua verità, si produce costantemente per la prima volta quando lo si attraversa. Sotto questo profilo è interessante notare come, ho trovato molto suggestivo questo aspetto del discorso anche stasera, ma il testo è bellissimo in questo senso, in questa sorta di traslazio imperi della psicanalisi, no? Da Vienna e dal tedesco verso in qualche modo l'orizzonte anglo-americano, vi sia essenzialmente qualcosa che attraverso la mediazione di Jones, che sotto questo profilo da buon gaelico di origine è un gigantesco affabulatore e nello stesso tempo è squisitamente legittimato ad una sorta di tendenziosità a fin di bene che ha un ruolo importante nella risposta a quella che è un'esigenza della psicanalisi a quell'epoca, cioè quella di favorire i passi che vanno in direzione di una sua definizione istituzionale. Qualcosa che poteva sembrare, certo, secondo la formula ben nota, una sorta di peste, ma che in realtà deve farsi rispettare, se possibile, come le grandi istituzioni tradizionali della cultura, e può farlo essenzialmente con un grande movimento di autoistituzionalizzazione. Quindi anche per molti versi, perché questo è l'effetto di Jones al fondo, attraverso una forte psicologizzazione della psicanalisi. Cioè essenzialmente attraverso la presentazione della psicanalisi, bene o male, come ciò che continua, in maniera bellissima, eccetera, l'impresa di un sapere positivo. Ora, in uno degli aspetti così seducenti del libro di Mariella è che in realtà, come è stato detto benissimo prima a Vittoria, abbiamo, direi, più tracce, ma nello stesso tempo proprio anche più piani. Anche perché mi sembra che ci sia una convinzione che opera nel libro, che io sposo totalmente. Quando si vuole tentare di comprendere un tema, il problema non è quello di scotomizzarlo, di separarlo, di inchiodarlo alla sua separatezza, ma quello di riconoscere come ciò che si determina all'interno dell'intreccio di una serie di processi che gli stanno accanto e che lo fanno diventare quello che sono. Sotto questo profilo il tema della telepatia è essenzialmente interessante proprio per tutto ciò che muove all'interno di uno scenario che nel suo complesso poteva sembrare assestato. Ora, una cosa che emerge, mi sembra, con chiarezza è che nel rimettere in questione un assetto, no? Nel rimettere in gioco il tempo di una rappresentazione, emerge qualcosa di effettivamente legato all'enigma del dottor Freud, cioè legato essenzialmente alla psicanalisi, che da un punto di vista, se volete, di chi guardi dall'esterno, è un formidabile contributo alla decostruzione dei paradigmi storicisti, ovvero sia di quei paradigmi dominanti per molti versi nella nostra cultura, per cui il passato è qualcosa di inamovibile, è qualcosa di fisso come le montagne, i laghi, i fiumi,
noi in un certo senso ne dipendiamo. Laddove sostanzialmente il movimento proprio della psicanalisi è un movimento che sovverte la fiducia in un passato bloccato, in un passato nevarieto, e rimette in campo il passato come ciò che è costantemente messo in gioco nel presente. Se voi pensate allo shock epistemologico rappresentato dalla Prima Guerra Mondiale, poi sostanzialmente alla domanda: ma come mai l'Europa della Belle Époque, dei lumi, del positivismo, del progresso, della Tour Eiffel, all'improvviso scoppia una guerra e si ritrova barbara? Le cattedrali vengono bombardate, i bambini vengono trucidati. È perché evidentemente la formula che presentava come un sicuro basamento decenni, secoli di modernità illuminata, in realtà era una rappresentazione fittizia. Il tempo, al fondo, ha altre facce. La storia non lo domina. Abbia in mente le brevi ma folgoranti pagine di Fahrenheit, no? Di caducità. Ha in qualche modo presente quanto conti questa evidenza nel movimento complessivo della psicanalisi. Non si tratta della psicanalisi che riflette, per così dire, sulla storia o la politica, ma una psicanalisi che scopre che per confrontarsi con queste cose bisogna farlo attraverso un autoapprofondimento della propria intrinseca risorsa spirituale, cioè attraverso l'approfondimento della propria scoperta. Allora, non è un caso che in questo libro, come possiamo dire, ci si trovi di fronte quasi a una sorta di grande collezione di excerpti, di grandi citazioni, che sono citazioni da moltissimi autori, ovviamente, da Freud in particolare, da Schelling, eccetera, ma che sono in molti casi, come potremmo dire, porzioni stesse della stesura dell'autrice, che si collocano accanto alle altre, in realtà sviluppando una propria forza allusiva. Il libro è squisitamente concatenato, ma la concatenazione non sta, come possiamo dire, nel passaggio che chiude e spiega il precedente, ma in un accostamento che dà spazio per una comprensione che ha bisogno di un certo movimento da parte del lettore. Se no, come si spiegherebbe che alla fine, quando uno si attende una conclusione, magari potentemente terminologica, teorica, nel senso più pesante, si parla di un conto in sospeso che è un conto del ristorante. E quella è una conclusione, ma è una conclusione affidata a una serie di gesti che devono essere fatti funzionare psicanaliticamente. Ecco, sotto questo profilo, allora, direi che per molti versi uno degli aspetti seducenti di questo testo è proprio che, ma non per le sue dimensioni, per la sua microfisica, insomma, è un testo per così dire infinito. Ma infinito in che senso? Certo, dimmi in un senso, se volete, anche più scontato, nel senso che la trama delle connessioni, le connessioni ambientali, storiche, ma la rete finissima delle micro vibrazioni dei rapporti tra i protagonisti della psicanalisi potrebbe espandersi ulteriormente, e vorrebbe espandersi ulteriormente, indica che si può fare, ma è infinita anche perché sostanzialmente apre in direzione di quel non essere finito, non essere già giudicato, non essere già avviato a una conclusione precostituita del tempo in cui avviene il proprio della psicanalisi. Allora, leggo per un momento fra una situazione poco dopo la metà del testo, è il paragrafo che si intitola La Treglichkeit e ricostruzione.
il concetto di Nachträglichkeit rispetto a ciò che è unico viene ad assumere, non so se si tratta di una mia forzatura, un particolare valore emblematico. Perché la Nachträglichkeit, come sapete, è essenzialmente quel movimento che a ritroso dal presente balza, bene mi avrei detto un balzo di tigre, sul passato e lo riformula, lo ridefinisce, lo rielabora. A suo modo Joanne Jones è molto Nachträglich, ma non era questo il senso che a me sembrava interessante. Qui viene citato un autore, filosofo particolarmente noto, che in questo libro interviene, mi sembra, molto felicemente, ma in maniera molto discreta e circoscritta, intendo dire Jacques Derrida, di cui leggo la citazione. Il post-scriptum, che costituisce il presente passato come tale, non si accontenta, come forse hanno potuto pensare Platone, Hegel e Proust, di risvegliarlo, di rivelarlo nella sua verità, ma lo produce passato. L'accento che qui pone Derrida, in un certo senso creando questo spiedino filosofico alla fine letterario che va da Platone a Proust come sfondo per cui far risaltare la novità di ciò che ci sta dicendo, c'è una novità che i tre in realtà conoscevano, ma che indubbiamente non ponevano così in luce come lui fa, è che in realtà nel presente il passato non viene genericamente ripreso, ricordato, ma viene letteralmente costruito. Viene prodotto adesso. E nel suo essere prodotto adesso, come possiamo dire, per un verso mantiene tutta la sua importanza, ma come ingrediente di qualcosa che accade ora, non come qualcosa che consolidato detta la tendenza a cui noi ci si debba semplicemente accodare. Io non riesco, da non psicanalista, a immaginare la psicanalisi se non come qualcosa che produce uno spazio in cui rispetto a ciò che siamo stati o ciò che noi crediamo di essere stati vi è la possibilità vitale di rimettere in gioco tutto questo, non di cancellarlo, non di farlo sparire, ma di metterlo in gioco, di farlo muovere, qualcosa che accade adesso nei confronti del quale abbiamo un delta piccolo a piacere di possibilità di giocarcela. Ora, sotto questo profilo, quanto ricordato prima, e sarebbe importante insistere su questo tema, in generale ovviamente, Mariella ha fatto un punto di più, siamo appena un gradino sotto l'Enciclopedia Britannica, non è messa in piedi, quindi non si può chiedere nient'altro, solo lodarla per la ricchezza e l'ordine di questa esposizione. Ma dicevo essenzialmente perché la psicanalisi è uno dei grandi modi in cui si evidenzia la costituzione del soggetto nel linguaggio, l'importanza di questa transizione dal tedesco all'inglese. Ma in realtà, guardate bene, questo trasferimento non è un problema generico di traduzione. È un problema di rapporto tra spirito e lingua. Ma è un problema anche di, come potremmo dire, ulteriorità della psicanalisi rispetto a una sua qualsiasi lingua. L'aspetto che può sembrarci, e sembra, mi sembra, Camariella del gioco del film, infelice in questa appropriazione anglosassone, è in qualche modo l'aspetto dominante del principio della traduzione come riduzione delle scritture del linguaggio a un puro contenuto che può essere pensato come indifferente alla lingua che lo veicola. L'idea che in psicanalisi il linguaggio sia un fatto puramente veicolare
è impensabile, se no tutta la nostra costruzione su Forsyth e Fosit andrebbe a carte 48. Sotto questo profilo il riferimento penso non piacerà a molti, però comunque si vuole, è significativo che un evento cospicuo per la psicanalisi sia stato un suo risorgere in francese, penso alla vicenda lacaniana, come non un ritorno a Freud, ma un ritorno di Freud. Perché questa è la cosa che emerge, poi non vorrei tenere troppo la parola, avendo promesso di parlare pochissimo. Ma la cosa che Mariella riesce a mettere in scena benissimo, non affermandola ma facendola vedere, è che Freud si muove. Non si muoveva, si muove. Nel senso che l'assetto del suo pensiero, non solo per un effetto di interpretazione, tende a non essere bloccato in una posizione definitiva. Perché il linguaggio a cui è affidato è un linguaggio che a sua volta entra in una relazione osmotica con i contesti linguistici che lo portano e compie un'operazione essenzialmente psicoanalitica di svuotamento della riduzione del linguaggio a un complesso di contenuti e più latamente, se posso dire così in maniera rozzissima, discriminante nei confronti di ciò che chiamiamo psicologia, in un certo senso, in senso scientifico, istituisce la differenza tra una conoscenza che vuole concepire il soggetto come un oggetto e una pratica che perde se stessa quando pensa di poter avere a che fare non con un soggetto ma con un oggetto. Sotto questo profilo, in un certo senso, è vero che una delle cose che emergono anche da questo libro è che, cosa che mi ha voluto dire altre volte, guardandola sempre dall'esterno, la psicanalisi non è garantita da nessuna dottrina psicanalitica in quanto tale. O c'è il movimento della psicanalisi, qualcosa che qui vediamo in gioco continuamente, oppure tutti i termini della psicanalisi, i concetti della psicanalisi, le frasi della psicanalisi e le bibliografie psicanalitiche non producono la psicanalisi, producono già curatorie psicanalitiche. Gli amici lacaniani che io stimo così tanto spesso sono veramente degli attivatori di mantra linguistici, che sostituiscono alla pratica psicanalitica una sequela di parole che hanno a che fare con la psicanalisi, ma che hanno a che fare con la psicanalisi quando c'è dentro un movimento che può benissimo non esserci quando si limita a recitare, Probabilmente sotto questo profilo il signore che ha dovuto cedere all'inglese il suo posto che effettivamente faceva bene a indicare a Freud così. E forse anche per questo, forse quando poi il passaggio negli Stati Uniti c'è anche con un po' di sana aggressività l'idea di stare portando la testa. Grazie.